Siamo nella meravigliosa cornice di Palazzo Sant'Elia all'interno della mostra Palermo Liberty. Volevo sapere se questo spaccato della città e del 1900 è veramente fedele. Era come vi aspettavate la mostra? Allora, per quanto mi riguarda, ha superato le aspettative. Nel senso, intanto che è entrata benissimo, una guida eccezionale, secondo me, molto coinvolgente. Poi abbiamo avuto anche la possibilità di ascoltare le professore di Lagno, che ci ha dato così degli aneddoti particolarmente interessanti. Poi lo so tutto nel passato, in un passato splendido, per me palermitana è una cosa eccezionale, veramente. Ma in realtà è la seconda volta che veniamo a vederla, perché è stato molto interessante, lo volevamo vedere con il tempo giusto. Sì, dall'inizio alla fine, soprattutto con una guida molto informata, con il professore Piraino che ci ha spiegato più approfonditamente un po' la storia di Palermo, io ho trovato molto molto interessante anche nel vedere la differenza tra quell'epoca e l'attualità. Vale la pena tornare una seconda volta, quindi? Io direi anche la terza, visto che per noi è la seconda, per cui vale la pena senz'altro. Invito anzi tutti a visitarla fino al 30 maggio, visto che tra poco chiuderà. Un racconto passo passo, un ricordo che fedele apre la mente a una Palermo Liberty dei primi del Novecento, tra abiti, mobilia, gioielli, reperti storici, nella meravigliosa cornice del Palazzo Sant'Elia, fino al 30 maggio, venite a vedere Palermo Liberty.